Il mercato analytics in Italia comprende la spesa delle aziende italiane in risorse infrastrutturali, software e servizi di supporto alla gestione e all'analisi dei dati. I numeri ci dicono che nel 2019 questo mercato cresce del 23% rispetto al 2018, raggiungendo il valore di 1,7 miliardi di euro. Dal 2015 la crescita ha fatto registrare un tasso annuo medio composto del 21,3%. Entrando nel dettaglio dei settori, quello assicurativo è primo per tasso di crescita. Seguono i comparti GDO e Retail, Utility e Telco e Media, che stanno compiendo investimenti infrastrutturali per colmare il ritardo accumulato in precedenza. Banche e manifatturiero si confermano primi per quota di mercato, anche se nel 2019 la loro crescita è leggermente sotto la media. Concentriamoci adesso sulle progettualità di Advanced Analytics nelle grandi imprese italiane, e cioè le iniziative di analisi dati con finalità almeno predittive, come i progetti di manutenzione predittiva o di identificazione frodi. Negli ultimi 3 anni, il 74% delle grandi aziende ha avuto almeno un'idea progettuale e il 46% ha sviluppato almeno un proof of concept in questa direzione. I principali driver di successo di questi POC riguardano il commitment del top management, il coinvolgimento delle figure di business fin dall'ideazione del progetto e l'impatto rilevante del progetto sui processi core dell'azienda. Segue la capacità di comunicare e stimare i benefici ex ante. La figura del data scientist è presente nel 49% delle grandi imprese. Negli ultimi 3 anni la diffusione di questa figura è cresciuta soltanto del 4%, probabilmente a causa della difficoltà nel reperirla sul mercato. Relativamente alle altre figure professionali, il data analyst è diffuso nel 76% delle grandi aziende, in grande crescita rispetto al 2018. Data engineer e data visualization expert sono presenti rispettivamente nel 51% e nel 21% delle grandi aziende. Nel 2019 cresce l'interesse sull'analisi dei dati anche tra le aziende più piccole. Il 62% sta investendo in quest'ambito. Inoltre, il 40% delle PMI svolge analisi predittive in alcuni processi aziendali.